piuttosto che un paesaggio. Però ecco, sono stato lontano dal palco, però sono stato vicino al marciapiede. Questo devo dire mi ha assolutamente garantito la stabilità emotiva e il conforto di non poter in qualche modo andare a ridisegnarmi i costumi di scena. Il Circo Massimo premia la mia romanità. Il fatto che ci sono dei giorni che io mi sono sentito anche un po' straniero a casa mia, perché c'è questa invadenza di una politica che, devo dire, si fa sempre più invadente. Perché non mettono questo governo a Torino? Noi saremmo, da romani, e parlo a nome di tutti i romani, saremmo pure contenti di rinunciare ad essere la capitale d'Italia perché siamo già la capitale del mondo. Quindi che cazzo ce ne frega di essere la capitale d'Italia? Allora, se noi liberiamo la città, la riconsegniamo ai romani, facciamo un bando dove i romani, che ancora, perché io ne conosco parecchi, sono ancora in circolazione, quei romani lì, a offrire a loro la possibilità di prendere possesso della loro, non solo anagrafe, ma proprio della loro collocazione. Perché in fondo quello che manca a Roma è la voce dei romani. Se si va a Monteverde un po' si sente parlare romanaccio, a Trastevere così così, si parla molto inglese a Trastevere, ti chiede formaggio, ti chiedono così, se no non ti si filano proprio. Insomma, Circo Massimo, mi faccio gladiatore per conquistarmi ancora una volta l'applauso.